Grazie per l'invito, è sempre bello rivedersi e anche rivedersi qua, perché qui ricordo tanti anni fa ebbi l'onore di tenere una conferenza proprio sulla ospitalità eucaristica e in qualche maniera avviò una riflessione condivisa da membri di diverse chiese su questo tema. Ora, il tema di questa sera è giustizia e responsabilità nella luce o alla luce dei due passi biblici che abbiamo sentito. Sono due parole cariche di peso morale, spirituale, civile e politico, due parole chiave, giustizia e responsabilità, anche del rapporto del credente con Dio, due parole chiave del rapporto di Dio con l'uomo. La giustizia, come risulta anche da questo passo, ma da molti altri, può essere definita la grande passione di Dio, cioè non c'è nulla che Dio apprezzi di più della giustizia. La apprezza di più, come risulta dal testo che abbiamo letto, la apprezza di più di qualunque liturgia, di qualunque canto, di qualunque cerimonia religiosa. Cioè, se Dio dovesse scegliere, per così dire, tra giustizia da un lato e la più bella liturgia del mondo, le più belle preghiere, le più belle predicazioni, le più belle melodie, se dovesse scegliere tra la giustizia e lo stesso canto degli angeli, sceglierebbe la giustizia. Tanto è grande la passione di Dio per la giustizia. Nel Nuovo Testamento questo risulta in una maniera ancora più evidente, in quanto che nel Nuovo Testamento Dio non solo ama la giustizia, la promuove, la cerca, la comanda, desidera che venga attuata, eccetera, eccetera, ma la crea dove non c'è. Non sopporta che non ci sia la giustizia. E dov'è che non c'è la giustizia? Beh, lo sapete molto bene, dalla lettera ai Romani, non c'è nessun giusto, neppure uno, è nell'uomo che non c'è la giustizia. E poi, certamente, anche altrove, ma fondamentalmente, originariamente, potremmo dire ontologicamente, la giustizia non c'è nell'uomo. E allora abbiamo questo annuncio pressoché incredibile, in un certo senso, di Dio che giustifica l'uomo. La famosa giustificazione per grazia mediante la fede. Cioè, Dio crea la giustizia che non hai. Crea la tua giustizia che non hai, ma che Cristo ha per te. E ti ricopre del manto della giustizia di Cristo per te,
che non sei giusto, ma lo diventi, perché appunto Dio non può sopportare che non ci sia la giustizia, tanto la vuole, tanto la desidera, tanto la ama. E quindi tutto ciò lo troviamo. Ah, questo per la parola giustizia. La parola responsabilità, si può fare lo stesso discorso. La parola responsabilità, lo sapete benissimo, viene dal verbo respondeo, dal verbo rispondere, no? E che cos'è questo verbo? Cosa devi rispondere? Devi rispondere alla chiamata di Dio. E quindi la responsabilità si colloca nella Bibbia all'interno del patto, che è il cuore della Bibbia. Il cuore della Bibbia è il patto, l'alleanza. E l'alleanza è questo dialogo di un Dio che ti chiama, di un Dio che ti cerca, di un Dio che ti costituisce il suo popolo, e tu che rispondi, ecco, diventi responsabile, rispondente, corrispondente. E allora uno potrebbe dire, ma responsabile di che cosa? Potremmo dire, naturalmente si può dire in tanti modi, io ne ho scelto uno, che è questo. Responsabile di Dio in mezzo agli uomini, davanti agli uomini, e responsabile del tuo prossimo davanti a Dio. Cioè la responsabilità ha questa doppia valenza: responsabile di Dio, cioè testimone di Dio tra gli uomini. Questa è la tua responsabilità, la responsabilità della testimonianza di Dio tra gli uomini, e la responsabilità del prossimo davanti a Dio. Cioè nella Bibbia non c'è soltanto, cioè nessuno è soltanto responsabile di se stesso, dice ma io sono responsabile di me stesso, no? Certo sei responsabile, ma non solo. Ricordiamo tutti la famosa domanda di Dio a Caino: dov'è tuo fratello Abele? E ricordiamo la risposta: sono io forse il guardiano? Sono io forse responsabile del mio fratello? Sì! Sì! Sei responsabile di tuo fratello. Ecco la responsabilità. Devi rispondere di te, va bene, ma non solo di te. Questo è soltanto il 50% della responsabilità. L'altro 50% è appunto la responsabilità del tuo prossimo. Quindi, ripeto, giustizia e responsabilità sono due nozioni chiave che si trovano proprio dentro il cuore stesso della rivelazione cristiana, sono parte integrante della fede, della esperienza di fede, così come la conosce la Bibbia. Fatta questa introduzione molto generale, veniamo ora ai due passi che abbiamo letto e che mi è stato chiesto di commentare molto sommariamente. Qui naturalmente chi ha scelto i passi ha omesso il versetto 10, che non è allegro come, però dà un po' il tono. Il versetto 10 dice, chiama i principi di Israele, li chiama capi di Sodoma,
e Israele lo chiama popolo di Gomorra, cioè, diciamo, non è proprio un complimento per dire che qui siamo in una pagina di una gravità, di una serietà spaventosa, di una cosa rara nella Bibbia trovare che tu chiami il popolo di Dio, lo chiami il popolo di Gomorra, vuol dire stai sotto un giudizio temibile, un giudizio terribile, un giudizio che ti annienta la tua identità, non sei più te stesso, sei un'altra cosa, sei diventata un'altra cosa. Ecco. Allora qui però, riguardo a questo testo, come probabilmente sapete se l'avete letto un po', ci sono due interpretazioni che sono diverse. Secondo la prima interpretazione, qui il profeta Isaia esclude il culto, i sacrifici, le preghiere, le liturgie, le cose del Tempio, eccetera, eccetera. C'è una invettiva contro tutto l'universo cultuale di Israele, che aveva il suo perno naturalmente nel Tempio, nel sacerdozio, sull'altare, i sacrifici, gli animali, il sangue, eccetera, eccetera, eccetera. Allora l'invettiva di Isaia è contro questo mondo, dicendo: non è quello il culto a Dio. Non è quello il culto a Dio. Voi immaginate di fare il culto a Dio, ma non è quello, vi sbagliate completamente. Dio si rende culto a Dio facendo il bene, curando il povero, eccetera, eccetera. Insomma, la vedova, insomma, i deboli della società. Ecco, così sì, quello è il culto di Dio. Quello che fate nel Tempio, eccetera, eccetera, mi rincresce molto per voi, ma non è. E difatti Dio non lo accetta. Quando vi alzate le mani, vedo che sono piene di sangue, non le ascolto, moltiplicate le preghiere, non ci sento, sono diventato sordo, non voglio sentirle. Ma è una cosa terribile, una cosa rara nella Bibbia, un Dio che è sordo alla preghiera, ma che Dio è, uno potrebbe dire, non sei più Dio neanche tu. Allora questa è un'interpretazione, cioè l'idea che questa religione cultuale, sacrificale, sgozzando animali per non dire persone, è tutto ciò che era connesso a questo tipo di culto, secondo questa interpretazione, era stato ereditato dai popoli circostanti di Canaan, della terra in cui Israele era stato influenzato, perché naturalmente fa scena, naturalmente questi riti, truculenti in un certo senso, ma anche solenni, vita, morte, eccetera. Il sangue, come se il sangue fosse una cosa divina, eccetera. Insomma, allora questi interpreti dicono: queste sono tutte cose che Israele non aveva, le aveva tratte dall'influenza dei popoli di Canaan nella terra in cui lui era entrato e che avevano influenzato, ma era un culto spurio che non appartiene. Ma io vi dico una cosa, avete mai pensato a questa cosa elementare, che nei 10 comandamenti non ce n'è uno solo
che riguarda il culto di Dio, cioè il rapporto con Dio in chiave di culto, non c'è. Purtroppo la tradizione cattolica, lo dico con tutto il rispetto, ma anche con un forte senso critico, ha completamente stravolto il comandamento del riposo facendone santificare le feste. Cioè, fai il culto, fai dei culti, ma no, non è quello. Il comandamento è riposati. Riposati. Non c'entra niente santificare le feste. È uno stravolgimento, perché appunto introduci l'idea che il modo di onorare Dio, di rendergli il culto, è di fare una bella liturgia per san questo, san quell'altro, o anche per Gesù Cristo, intendiamoci. Non c'è un comandamento che comandi un culto, che dica fate culto a Dio. No, non c'è. Allora questa gente qui che dice queste sono cose che sono state introdotte nella spiritualità di Israele, ma che non appartengono a Israele, non è che abbiano necessariamente tutti i torti. Questa è un'interpretazione, ma c'è l'altra interpretazione che dice no. Naturalmente c'è la critica, ma non è la critica del culto in quanto tale, la critica della preghiera o anche la critica dei sacrifici, no, ma è la critica di tutte queste cose unite all'iniquità, cioè praticamente il culto come copertura di una società malata, ingiusta, eccetera, eccetera, che coltiva praticamente l'ingiustizia, però poi fa le grandi celebrazioni, le grandi cose. Sono due interpretazioni, io ve le devo. Non è che ho una preferenza, poi ciascuno può scegliere quella che preferisce. Naturalmente la prima è più radicale e in questo senso corrisponde di più allo spirito profetico, perché non è soltanto Isaia, anche Amos, anche Osea, altri profeti hanno praticamente gli stessi testi e gli stessi toni e gli stessi toni. Ecco, e la seconda è più moderata come interpretazione, ha per così dire il vantaggio di essere forse storicamente più plausibile, nel senso che avere l'intelligenza spirituale di vedere un'antitesi tra il culto di Dio e tutto l'apparato del tempio, delle cose, eccetera, eccetera, ci vuole una visione straordinaria, non so se anche un grande profeta come Isaia ce l'aveva. Quello che potremmo trovare come punto di sintesi, volendo, lo formulerei così, che nell'Antico Testamento, e anche Gesù poi riprende questo punto, si dice comunque, anche se si accetta per dire il sacrificio, vabbè, vuoi sacrificare un colombo, vuoi sacrificare un vitello, e va bene, sacrifica, però Dio preferisce la misericordia, anche se, diciamo così, accetta anche
il sacrificio, diciamo. E ci sono quei passi che voi conoscete molto bene, me li sono trascritti, perché sono straordinari. È un principio più volte ripetuto, fin dai tempi, pensate, già il vecchio Samuele, siamo ai primordi della storia ebraica, diciamo, il quale dice a Saul esattamente queste parole. Il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'obbedienza alla voce del Signore, cioè ai comandamenti? Ecco, obbedire è meglio del sacrificio. Dare ascolto val meglio del grasso dei montoni. Ecco, come vi ho detto, anche se ci può anche stare il grasso dei montoni, però è meglio dare ascolto ai comandamenti. Dio preferisce. Michea, il famoso passo di Michea, bellissimo, con che cosa mi presenterò al Signore? Mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno, gradirà il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi, gli offrirò forse, sentite, è terribile, gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto delle mie viscere per il mio peccato? Uomo, ti è stato insegnato ciò che è bene e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente col tuo Dio. Ecco, vedete? Ecco. E questa idea della preferenza di Dio per la giustizia rispetto alle liturgie, ai culti, eccetera, eccetera, questa è stata ripresa da Gesù, che ben due volte, secondo l'Evangelo di Matteo, cita la parola di Osea: voglio misericordia e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Allora, veniamo al sodo. Cosa dobbiamo ricavare? Cioè, poi naturalmente la parte finale, avete visto che qual è il vero culto di Dio? Fare il bene. Ecco, smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, tutte queste cose qui, politiche diciamo pure, civili, politiche, questo è il culto a Dio, il vero culto a Dio. Allora, riassumendo, questo primo punto su Isaia, due considerazioni. La prima è che dobbiamo fare uno sforzo, noi che siamo comunque abituati da secoli a identificare il culto di Dio con le cerimonie, le liturgie, le cose, i canti, tutta questa cosa che avviene nelle chiese, in tutte le chiese. Dovremmo fare uno sforzo per capire che Dio preferirebbe altro. Preferirebbe altro. E cioè giustizia, pace, eccetera, eccetera, le cose che sappiamo, rialzare l'oppresso, fare giustizia. E quello che dobbiamo cercare di introiettare
di far entrare dentro la nostra coscienza, è che passare dalla liturgia domenicale in qualunque chiesa, secondo qualunque formula, al fare la giustizia, non è che ti sposti dal culto a Dio al culto dell'uomo, o diciamo, no, è culto a Dio quello, è culto a Dio quello, capito? È sempre culto a Dio cercare la giustizia, fare giustizia, cosa all'orfano, la vedova e compagnia bella, il lato debole, gli sconfitti, i perdenti, tutta questa roba qua, è tutto culto a Dio, quando tu ti occupi di loro, quando tu sei lì per loro, ti rendi responsabile di loro, rispondi di loro davanti a Dio, davanti a loro, questo è culto, non è dopo culto, accanto al culto, o qualcosa del genere, questa è la prima cosa. E la seconda, questa è difficile, ma proprio preparando queste poche note mi è venuto questo pensiero. Se noi dovessimo prendere veramente sul serio questo passo del profeta Isaia, sapete cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere una moratoria liturgica. Sì. Ma nel senso profondo della parola, nel senso di dire non possiamo fare il culto, c'è troppa ingiustizia, troppa sofferenza, non soccorsa, non aiutata. Dio non può gradire, ecco come dice qui, non può gradire le mie liturgie, le mie preghiere, le mie predicazioni, non le può gradire, perché c'è troppa giustizia. E allora bisognerebbe scegliere qualche obiettivo e dire, finché, degli obiettivi ragionevoli naturalmente, non so, faccio un esempio così a caso, bisogna pensarci, le carceri che sono dei lager in Italia, allora dire, finché non si avvia un processo di riforma carceraria, noi non facciamo più messe, non facciamo più culti, non facciamo più predicazioni, preghiere, eccetera. Moratoria. Non possiamo farlo perché il profeta Isaia ci dice che Dio non gradisce. Io non so che cosa potrebbe significare, che cosa potrebbe comportare. Nessuna chiesa si sogna di fare una cosa così, ovviamente. Però veramente devo dire è l'unica cosa che mi è venuta in mente, se dobbiamo prendere un po' sul serio questa parola di Isaia. Bisognerebbe farlo in una forma intelligente, in una forma che non sia retorica, che non sia così sbarazzina, che sia, ma sarebbe un segno. Guardate che Dietrich Bonhoeffer, voi lo sapete, Dietrich Bonhoeffer, questo grande testimone, lui a un certo punto dice, in una pagina formidabile in cui prevede il futuro, eccetera, dice, noi non abbiamo più le parole dell'Evangelo, le parole sono consumate. Riconciliazione, pace, giustificazione, sono tutte consumate. Allora dice, dobbiamo ritrovare un nuovo linguaggio, ma per ritrovare un nuovo linguaggio dobbiamo tacere. E il cristianesimo
dovrà consistere per un tempo in due cose soltanto: cercare la giustizia, praticare ciò che è giusto in mezzo agli uomini e privatamente, non pubblicamente, privatamente pregare. Privatamente, non pubblicamente. Cioè, andiamo in questa direzione. Ecco, io non dico altro, ma questo, ripeto, è l'unica cosa che volevo dire. Vengo rapidissimamente, un minuto, due, a Giovanni 6. Trascuro le cose che avevo segnato, che non c'è tempo, perché ho solo due minuti, e dico... Allarghiamo. No, ma non sono cose importanti, le differenze, perché ci sono delle differenze interessanti. Beh, però una cosa la devo dire, in generale, che la moltiplicazione dei pani e dei pesci è il miracolo, chiamiamolo così, più raccontato nel Nuovo Testamento. Pensate che ci sono 6 racconti di moltiplicazione, 2 in Marco, 2 in Matteo, 1 in Luca, 1 in Giovanni, questo qua. È il più raccontato, diciamo, di tutti i miracoli, pure Lazzaro, non so, le cose grosse che sono capitate, no, questo, cioè è veramente il top della rivelazione, di Dio. E qual è questo top? È che tutti abbiano il pane. È questo. E non pane e acqua come i carcerati di una volta, ma pane e pesce, insomma. Cioè, la cosa più grande, l'opera più grande di Dio attraverso Gesù, a parte naturalmente la croce, ma nella sua vita, il segno per eccellenza che lui ha dato è questo, che tutti abbiano pane. Come è possibile questo? È possibile così. Avete notato, forse, forse no, ma ve lo faccio notare io, che al versetto 11, allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede. Nell'altra traduzione li distribuì. Io preferirei questa traduzione. Cioè, cosa vuol dire? Che il vero miracolo non è la moltiplicazione, ma la distribuzione. Perché se voi pensate alla nostra situazione di oggi, con l'industria alimentare che produce tonnellate e tonnellate e tonnellate di pane, e non 12 ceste avanzano, ma tonnellate di ceste avanzano e sono buttate. Se voi pensate a questo, l'umanità, cioè l'industria, ha moltiplicato il pane. Non c'è neanche bisogno di Gesù. Ma quello che nessuno riesce a fare è la distribuzione del pane.
Ecco perché Giovanni ha questo verbo chiave per capire il senso di questo miracolo. Il miracolo è la distribuzione. E com'è possibile che accada questa distribuzione? C'è un solo modo. Bisogna che consegniamo il nostro pane a Gesù. Finché ce lo teniamo noi, non ci sarà distribuzione. Bisogna consegnare. Il nostro pane deve essere preso da Gesù. Avete notato una cosa strana? Diversa da quello che dicono gli altri Evangeli, perché gli altri Evangeli Gesù non distribuisce, delega i discepoli a distribuire loro 5.000. Invece qui, naturalmente, è simbolica la cosa, Gesù distribuisce lui a 5.000 persone. Ma perché distribuisce? Ma perché soltanto lui è in grado di distribuire? Capisci? Noi non siamo capaci, noi ci teniamo sempre la parte migliore, diciamo sempre ma ho bisogno di qua, ho bisogno di là. Allora, dobbiamo consegnare il nostro pane. Senza quello, attualmente questo va poi tradotto in qualche maniera, io ora non sono in grado di dare suggerimenti, ma, insomma, però l'importante è che la gestione del pane, che è la cosa fondamentale dell'umanità, della vita umana, non c'è mai stato tanto pane al mondo come oggi, mai, e mai tanta fame come oggi. Questo è il paradosso nel guerra. Perché? Beh, secondo questo testo di Giovanni, perché il nostro pane resta nelle nostre mani. E l'ultima cosa è un versetto che qui non c'è, perché qui c'è happy end, chi ha tagliato ha voluto fare happy end, cioè vedete, allora la gente, visto il segno, diceva questo è davvero il profeta, colui che viene nel mondo, perché dove il pane è distribuito a tutti, questo non può essere che un profeta, Dio, tutto quello che vuoi, il regno di Dio, insomma, capisci? Una cosa mai accaduta. Però il versetto dopo, che qui non è stato introdotto, è un pochettino peccato, perché dice che Gesù intuisce che vedendo questo miracolo vogliono venire a rapirlo per farlo re. Capisci? Avere un re che ti dà il pane, siamo tutti d'accordo avere un re così. E dice allora il versetto 15, Gesù si ritira, scappa praticamente e se ne sta tutto solo sulla montagna, cioè si sottrae all'entusiasmo di una folla che da un lato riconosce il miracolo assoluto del pane distribuito a tutti, dall'altro però equivoca la identità di questo Gesù, considerandolo appunto
soltanto un re che dà il pane, mentre Gesù vuole dare qualcosa di più, e cioè la sua vita.